notizia dell'accordo raggiunto in Europa è una buona notizia per il paese, è una buona notizia anche per la scuola e la ricerca. Dopo l'intervento agli Stati Generali abbiamo convinto anche il Presidente del Consiglio Conte a impegnarsi a utilizzare una cospicua parte, e queste sono le parole da lui utilizzate, del Recovery Fund per la scuola, per l'università, per la ricerca. Quindi, visto che ora ci sono 209 miliardi a disposizione, 81 tra l'altro come sussidi rispetto anche ai prestiti, agli altri 127-28 miliardi di prestiti, riteniamo che ora debba partire, bisogna onorare quell'impegno, debba partire un tavolo col governo per andare a scrivere insieme la prossima legge di bilancio, perché questi soldi potranno essere spesi a partire dal prossimo anno, e quindi è evidente che già nella prossima legge di bilancio si può programmare un intervento per fare che cosa? Ma evidentemente per nella scuola investire su organici, quindi sedi, plessi, proprio partendo dall'esigenza di mantenere il distanziamento sociale, ma anche quello di avere una migliore didattica. La migliore didattica si ha riducendo il numero di alunni per insegnante, il numero di alunni per personale ATA, e conseguentemente ovviare una politica di reclutamento che ponga fine alla precarietà nella scuola. Non è più possibile. Tutto questo accompagnato da valorizzazione delle figure professionali, quindi una valorizzazione sia della figura degli insegnanti ma anche del personale amministrativo, infine per concludere con delle risorse anche strumentali che alle scuole mancano, basta pensare a quello che è successo nella didattica a distanza. Per la ricerca e per l'università, ma anche per gli AFAM, accademie e conservatori, uguali, lì c'è il problema di combattere la precarietà negli enti di ricerca, ma anche negli atenei, di migliorare i nostri standard per la ricerca, ma di avere delle risorse e degli investimenti finalmente per progettare, per sviluppare il nostro paese. Su questo ANIRF e UDIR ci saranno, siamo stati presenti, ci sono anche le confederazioni e stiamo continuando a lavorare in Europa affinché questi soldi per la scuola, università e ricerca siano viste come spese necessarie e quindi da non rimborsare negli anni successivi, anche se a costo zero.